Le formiche, insieme ad api e vespe, sono probabilmente le più famose tra gli animali eusociali. Il loro comportamento, la loro organizzazione e i loro intricati sistemi di comunicazione sono molto interessanti e da sempre fanno parte dell'immaginario collettivo. Tuttavia, ci sono altri insetti ed altri animali che fanno parte di questa categoria, come gli afidi, alcuni tipi di coleotteri, alcune specie di ragni e addirittura mammiferi come Heterocephalus glaber, meglio conosciuto come ratto talpa. C'è anche un altro gruppo di insetti appartenenti agli animali eusociali che, sebbene non si sia mai attirato le simpatie degli umani a causa delle azioni di una sua piccola minoranza, rappresenta una risorsa altamente benefica e talvolta persino fondamentale per gli habitat in cui vive. Sto parlando delle termiti. La parola termiti spesso porta alla mente niente di più che famelici divoratori di legno pronti a demolirci casa, ma meno della metà delle specie esistenti è in realtà xilofaga. I danni inflitti alle attività umane a livello globale sono causati da una piccola minoranza di specie. Infatti, solo circa l'8% di tutte le termiti sono segnalate come dannose per strutture, coltivazioni o altre attività, e se si contano solo quelli cui i danni hanno rilevanza economica, si scende ulteriormente al 3%. In gran parte, le termiti sono assolutamente benigne e sono animali essenziali per il mantenimento degli ecosistemi, principalmente, ma non esclusivamente, per il loro ruolo di decompositori di rilievo. Le loro società sono organizzate in colonie, esattamente come le formiche, e presentano quasi sempre due caste sterili ben distinte in morfologia e comportamento. Gli operai, talvolta sostituiti da pseudo-ergati lavoratori, e i soldati. Nelle termiti meno evolute, come nelle termiti del legno secco, la casta degli operai è sostituita da neanidi non ancora completamente differenziate in una precisa casta e perfettamente autosufficienti, chiamati pseudo-ergati o falsi operai. I falsi operai sono come dei jolly, hanno la capacità di svilupparsi in funzione della necessità della colonia in tutte le altre caste, cioè alati riproduttori o soldati. I soldati sono specializzati nella difesa delle colonie da predatori e competitori. Anche le termiti, come le formiche, hanno uno stomaco sociale e gli individui si nutrono a vicenda tramite trofallassi. Le termiti sono maestri di architettura e ingegneria e diverse specie costruiscono termitai epigei, ipogei o arboricoli, di dimensioni e complessità davvero straordinarie. Questi insetti pallidi e paffuti appartengono all'infraordine Isoptera, parola di origine greca che significa dalle ali uguali. Infatti, gli alati di termiti presentano due paia di ali di uguale lunghezza. Questo infraordine è a sua volta incluso nella sezione Blattoidea. Ti suona familiare questa parola? Esatto, le termiti sono imparentate con le blatte, dalle quali si sono evolute circa 170 milioni di anni fa. Nonostante siano entrambi animali eusociali, termiti e formiche presentano grandi differenze a livello biologico e comportamentale, e spesso in natura sono acerrime nemiche. Siamo abituati a vedere le formiche scorrazzare impavide sui marciapiedi, sulle pareti e sui prati, ma quantomeno qui in Italia non ci capiterà mai di vedere delle termiti fare la stessa cosa. Questo perché le termiti sono insetti in gran parte lucifughi, amanti dell'umidità e timorosi della disidratazione per via del loro esoscheletro permeabile. Anche se alcune specie esotiche si sono specializzate nella raccolta di materiale vegetale all'esterno anche durante il giorno. Altra differenza chiave tra questi due gruppi è che le formiche sono insetti olometaboli, presentando quindi uno stadio larvale e pupale, mentre le termiti sono emimetaboli e dalle uova si schiuderanno piccolissimi e bianchi individui indifferenziati, detti neanidi, che andranno poi ad accrescersi attraverso diverse mute, diversificandosi in tutti i componenti della colonia. Le colonie di termiti sono fondate e presiedute non solo da una regina, ma anche da un re, che affianca la sua compagna e la feconda più volte durante la sua vita. In molte specie, al contrario della maggior parte delle formiche, la morte della regina non comporta necessariamente la fine della colonia. La coppia può essere rimpiazzata da nuovi reali generati da giovani neanidi indifferenziate o operai pseudo-ergati, detti neotenici. Ed è per questo che una colonia di termiti può sopravvivere per un lasso di tempo estremamente lungo. Alcune colonie hanno addirittura più di 3.000 anni.
rappresentando una risorsa alimentare estremamente concentrata e nutriente, sì, anche per l'uomo, le termiti si sono evolute ricorrendo a una vasta gamma di adattamenti e comportamenti difensivi, inclusa una casta di soldati specializzati nella difesa, generalmente adottando la tattica di sfruttare la conformazione e l'architettura dei loro tunnel di foraggiamento. Le armi e le strategie impiegate da questi animali sono estremamente varie e meritano senza dubbio un video a sé stante. Per ora, basti sapere che si distinguono in armi fisiche, cioè mandibole dalle forme più svariate che possono essere sfruttate per tagliare, schiacciare, perforare o accumulare energie e assestare potentissimi colpi attraverso le tecniche dello scatto simmetrico e dello scatto asimmetrico. Sono dotate anche di armi chimiche, che consistono nella produzione di fluidi, la cui composizione nelle varie specie è la più svariata, ma ancora poco studiata. Questi fluidi tossici, repellenti, appiccicosi, possono essere emessi dalla bocca o da un piccolo foro sul capo, letteralmente sparati dalla distanza attraverso una struttura appuntita, detta nasus, o addirittura cosparse sui nemici attraverso la rottura volontaria del proprio corpo in stile kamikaze. I soldati di molte specie di termiti utilizzano infine una difesa mista, associando la produzione di un fluido difensivo ad un paio di mandibole funzionali. In Italia sono presenti solo tre generi confermati: Reticulitermes, Calotermes e Cryptotermes. L'ultimo, tuttavia, è un genere alloctono. Le specie esotiche possono essere anche molto ostiche, se non praticamente impossibili da allevare, specialmente quelle omivore, per ora mai allevate con successo persino da laboratori attrezzati e gestiti da personale estremamente preparato. Tuttavia, quelle nostrane sono davvero facili da allevare e richiedono cure davvero minime. Sebbene tutte le specie italiane possano sviluppare reali neotenici a partire dalla casta lavoratrice, poter partire da una coppia di reali è sicuramente l'esperienza più appagante, sebbene parecchio lenta. Per farlo dovrei aspettare il periodo di sciamatura, generalmente primavera per Reticulitermes e tardo autunno per Calotermes. Trovare i reali alati non è poi così difficile, ma distinguerne il sesso ad occhio nudo è un'altra storia. Tuttavia è facile formare delle coppie, in quanto una volta messi in un contenitore si potrà assistere ad un fenomeno detto tandem run, dove i reali maschi seguiranno a brevissima distanza le femmine. Nel caso in cui più di un esemplare si seguono, il primo è femmina e tutti gli altri sono maschi. Anche per le termiti la provetta si rivela ideale, ma l'allestimento è diverso da quello per le formiche. È sconsigliata la creazione di serbatoi di acqua, in quanto le termiti potrebbero facilmente scavare il cotone e di conseguenza allagare la provetta. Per le specie locali, l'ideale è inserire uno strato di carta igienica, o meglio cotone idrofilo, in entrambi i casi non trattati, inzuppato di acqua, sul quale si andrà poi a scavare con uno spiedino o un altro utensile una bozza di camera nella quale i reali si stabiliranno per fondare. Una volta inseriti i reali, sarà necessario ricoprire il tutto con altro cotone e un tappino di plastica con tanti piccoli fori. Questa soluzione è ideale per Reticulitermes, mentre per Calotermes e Cryptotermes, generi prettamente lignicoli, sarebbe meglio inserire un po' di legno in provetta da subito. È necessario fornire un legno innanzitutto non trattato, possibilmente marcescente e friabile, ma dal colore chiaro e che comunque sia gradito alla specie che si intende allevare. La provetta deve essere mantenuta sempre umida, ma mai fradicia e opportunamente coperta. Andrà poi tenuta in un luogo buio e tranquillo, lontano da forti vibrazioni a cui questi animali sono molto sensibili. Le temperature di casa sono adatte al loro sviluppo, ma se possibile è consigliato tenerle sui 25 gradi. I reali dovranno essere lasciati indisturbati per circa un mese o poco più, a seconda delle temperature, e poi controllati il meno possibile per evitare stress che li spinga a mangiarsi le proprie uova o li porti alla morte. Ciò che non deve mai mancare all'interno del setup di partenza è un alto gradiente di umidità e materiale per il nutrimento. Una volta raggiunte dimensioni maggiori, la colonia potrà essere inserita in un habitat più grande, e qui bisogna scegliere se fornire un setup semi-naturale o a lastre affiancate. È difficile che una colonia cresciuta in cattività riesca a installarsi e a proliferare in un ambiente di casa. Tuttavia, è bene non sottovalutare il potenziale pericolo che queste ingegnose creature possono rappresentare. E come dice il vecchio proverbio, prevenire è meglio che curare, specialmente se si considera che spesso ci si accorge del danno che questi insetti possono procurare alle abitazioni quando ormai è troppo tardi. Si tenga conto che, a differenza della grande maggioranza delle formiche, le termiti non riescono a scalare le superfici lisce, ma con il tempo possono arrivare ovunque costruendo gallerie coperte sulle superfici che vogliono scalare.
Concludo questo video chiedendovi se questo argomento può interessarvi, dato che non tratta di formiche ma di termiti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se volete altri video su questi fantastici insetti. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.